Siamo giunti alla quinta corsa del pomeriggio ad Agnano, il premio Scinni, prova abbinata alla seconda tris, ritirati Biancaneve SM e Bacoli WF, restano in 11, 6 in prima fila e 5 in seconda. Dallo steccato Bluez, Bonavita Pax, Bellini Griff, Big Freedom LF, Belle Epoque e Bajon Truppo, seconda fila per Better S, Beverly Star, Brunello Grimm, Big Moon LF e Bosmed SM. Alla chiusura delle ali scatta come una molla Bluez, che prende il comando. Ha sbagliato Bellini Griff, si è sostituito a Bellini Griff Bluez. 200 in 13 e 4 è già in fuga il Ganymede di Siddi, guidato da Vincenzo Longo. Primo quarto volato in 28 e 3. Bosmed SM aggira Belle Epoque e si sistema in scia leader. 500 metri sul piede dell'1 e 11 per Bluez. Bosmed SM lo segue da vicino, Brunello Grimm risale al largo, 42 e mezzo i 600, ritmo incandescente, ritmo da lotteria, 800, ultimati in 58 e 3 con un'ultima frazione in 15 e 7, Bluez, Bosmed, Belle Epoque scompare, Brunello Grimm si sistema terzo. Così al chilometro completato in 1.12 e 6. Bluez, Bosmed, Brunello Grimm. Così all'altezza della piegata conclusiva dove Bosmed muove al largo del battistrato 1.27, 3 quarti di miglio. Bosmed appariglia completamente Bluez, insegue Brunello. Ingresso in retta d'arrivo, è passato definitivamente Bosmed SM che va per la decima. Adesso deve guidarlo Antonio Simioli. Bosmed SM, seppur perfettibile di andatura, va a concludere nettamente, mentre Brunello Grimm, ancora in grande evidenza, sottomette un ritrovato Bluez che ha la sola colpa di aver trovato sulla sua strada due cavalli tra i più in forma dello stivale. La media lo dice, 1.12 e 5 per il decimo successo di Bosmed SM, il figlio di Ganymede Yozgurt SM, presentato da Antonio Simioli e Vincenzo Palumbo, per i colori di Francesco Licciardi.